Con 683 voti favorevoli, un astenuto e un voto contrario, Carlo Bonomi è stato eletto il nuovo presidente di Asso Lombarda, confermata anche la squadra che è stata presentata dallo stesso Bonomi durante l'ultimo consiglio di maggio. La prima di Carlo Bonomi è avvenuta come meglio non poteva avvenire nella cornice del teatro alla Scala di Milano, a fare gli onori di casa il sindaco di Milano Beppe Sala e il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, rilancio dell'economia, più spazio ai giovani e poi, imperativo categorico, dare slancio alle piccole e medie imprese, ovvero il tessuto industriale italiano. Sul palco insieme a Bonomi il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia e il ministro per lo sviluppo economico Carlo Calenda. Forte rodata l'intesa con i vertici di Via dell'Astronomia, invece cordiale, maschietto, il botta e risposta proprio con il ministro Carlo Calenda, il ministro allo sviluppo economico. Nel corso dell'assemblea inoltre gli associati hanno anche tributato una standing ovation al presidente uscente Gianfelice Rocca e proprio da qui siamo partiti nella nostra intervista a Carlo Bonomi. Era doveroso fare ringraziamenti a Gianfelice Rocca, tributargli questo omaggio, perché è stato un presidente che in 4 anni veramente ha lavorato in una visione non personalistica ma a favore del territorio dell'Italia. Quindi da parte nostra era veramente, non mia, ma di tutta la platea, sentito proprio questo saluto. Per quanto riguarda il tema della mia presidenza, sarà una presidenza che lavorerà nell'ottica di quella che è stata un po' il solco tracciato da Gianfelice Rocca, ovviamente con delle interpretazioni diverse. Sono passati 4 anni da quando lui è diventato presidente, è cambiato il mondo, lo interpreteremo nella maniera giusta, portando valore alle imprese, ascoltando le imprese, nella tradizione di quella che è Confindustria, ma sicuramente in un'innovazione molto importante perché il mondo ce lo chiede. Milano al centro della Lombardia, ma Milano al centro dell'Europa. Ci sono due grandi sfide, sintetizziamo con due sigle, EMA e EBA. È pronta Milano e la Lombardia a raccogliere anche per il sistema Italia? Guardi, potrei dire che Milano è nel cuore dell'Italia e nel cuore del mondo in questo momento e quindi tutti vogliono venire a Milano, il famoso place to be, credo che chi viaggia nel mondo lo possa confermare. Per noi sarà importante lavorare affinché l'istituzione, l'EMA in questo caso, venga a Milano, non tanto perché è un tema economico, ma è un tema veramente di visione, è il contributo scientifico che noi imprenditori ci sentiamo di dare all'Europa. Dal punto di vista dell'EBA credo sarà più difficile, ma sicuramente possiamo lavorare per attrarre la comunità finanziaria. Bisogna lavorare soprattutto in due direzioni, lei è stato abbastanza critico con il ministro Calenda, dal punto di vista industriale, una piccola stoccata dall'Italia e poi soprattutto dal punto di vista delle banche, c'è quella, la questione delle banche venete sempre in primo piano. Da questo punto di vista qual è il consiglio che Asso Lombarda, appunto nella sua persona, con la sua presenza, si sente di dare anche all'esecutivo? Ma guardi, la mia non era una critica nei confronti dell'esecutivo o del ministro, la mia era una critica nei confronti del sistema Italia. Ci sono delle crisi, ci sono crisi in Italia, ci sono crisi in tutti i paesi del mondo, noi però dobbiamo imparare ad affrontarle una volta per tutte. Cioè all'Italia non è la prima volta che interveniamo, qui non è un giudizio di merito su chi l'ha gestita, ma un giudizio sugli interventi. Si facciano gli interventi, i più importanti, i più dolorosi, metta lei l'aggettivo che ritiene più consono, ma dobbiamo intervenire una volta per tutte. Monte dei Paschi è un altro esempio, cioè continuiamo a intervenire sulle banche, ma è possibile che non si possa intervenire una volta sola e risolvere il problema? La soluzione sulle banche venete, ad esempio, quale potrebbe essere? Ma lascio ai tecnici decidere qual è la soluzione migliore, io registro solo il dato politico, è un problema di sistema, risolviamolo. Industria 4.0 è sicuramente il volano per la crescita, quali sono le altre direttrici verso la quale dovremmo tendere come sistema paese? Sicuramente Industria 4.0 ha tracciato una politica industriale del paese, io credo che l'altra declinazione importante sarà quella dei giovani, questo paese non può non prendere in considerazione il problema giovani, il problema occupazione, noi dobbiamo dare un futuro, una visione ai nostri giovani, perché se non siamo in grado di farlo noi vuol dire che questo paese è destinato a morire. Infine, in un'ottica di razionalizzazione, appunto, esisterà fra qualche anno solo Asso Lombarda, scompariranno le varie delegazioni provinciali? No, non lo credo assolutamente. I nostri territori hanno delle specificità, laddove si dovesse presentare la possibilità di fonderci, di collaborare insieme, ben venga, però non è un obbligo avere una Asso Lombarda egemone all'interno del sistema Confindustria. Anzi, più ci sono possibilità di portare visioni diverse, meglio è.
Grazie Presidente, buon lavoro. Grazie a voi, salve.